Risultato storico perché il Partito Democratico esprimeva due candidati di spicco, Moretti e variati, e quindi il risultato della Lega assume veramente una caratteristica eccellente da questo punto di vista e ci dà la possibilità anche di spingere sul tema dell'autonomia. Ecco, guardando in casa degli altri di fatto insomma, arriva quasi all'8% a stento il Movimento 5 Stelle. Male, malissimo. Male malissimo, un Movimento 5 Stelle che ha sempre detto no, mai propositivo, soprattutto in Veneto invece noi ci teniamo sia al tema dell'autonomia ma anche all'infrastruttura e da Roma ci aspettiamo risposte concrete, l'ha ribadito Matteo Salvini ma anche dal territorio è una voce che si alza forte. Quindi sì TAV e avanti tutto con l'autonomia. Avanti tutta con l'autonomia, assolutamente, il Veneto è stata la regione più importante in percentuali per la Lega, ma anche sia le infrastrutture ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno i cittadini, ma anche le imprese.